Volevo presentare Cher Endur, un ragazzo, un giocatore italiano, 19 anni, campione europeo. E qua con noi abbiamo Millian Skriniar, grande difensore, viene da un bel matrimonio con sua moglie dopo tanti anni di Tanti anni. convivenza e non vedo l'ora di giocare con lui. Come avete festeggiato vittoria dell'Europeo? Abbiamo festeggiato perché è un europeo che è venuto da un percorso molto difficile, molto complicato. Sì, ovviamente abbiamo festeggiato che Malta è anche un Giusto bel che sia. paese per festeggiare, ma poi il giorno dopo son venuto subito a Parigi per il primo giorno e è stato 2 giorni molto, molto belli e molto intensi. Perfetto. Com'è cambiata la tua vita dopo il matrimonio? Non è cambiata molto perché comunque io con la mia moglie siamo già 8 anni e mezzo insieme, quindi non è cambiato molto. Ovviamente dopo il matrimonio avevo un paio di giorni ancora liberi, poi sono anche io venuto subito in preparazione qua a Parigi, però sì, è stata una emozione molto bella, è stata una bella festa il matrimonio, come giusto che sia, però come ho detto dopo un paio di giorni sono venuto già a Parigi per i nostri primi giorni che siamo passati già con la squadra. Come ti senti questi primi giorni a Parigi, con la squadra, soprattutto dopo l'estate così successo che avete fatto? Sì, arrivare al Paris Saint-Germain è stato bellissimo, poi meno male sono arrivato con una bella vittoria dell'Europeo e sono stato accolto subito bene, sia i compagni più antichi sia da voi nuovi e mi sono subito sentito parte della squadra. Wood, knock, knock. E tu, com'è il tuo arrivo dopo un'estate che ti sei anche sposato? Sì, dopo il mio matrimonio che ho fatto, che è stato bellissimo, posso confermare che anche io sono molto contento di venire qua, di far parte di questa grande famiglia PSG. Ragazzi sono fantastici, anche quelli che erano già qua, anche nuovi. Soprattutto anche tutto lo staff, gente che lavora vicino al club, quindi è tutto perfetto e sono contento. E com'è stato la tua prima impressione del nuovo centro sportivo, di tutto il club, degli esami medici e di tutto? Un centro sportivo è una cosa incredibile. Io un centro sportivo così non l'ho mai visto neanche in TV. È una cosa davvero, davvero Sì, incredibile. anche per me è stato come vivere un film, come hai detto. Puoi allenarti su quei campi solo per noi per allenarsi. Prima dell'allenamento hai tutta una palestra e tutti i fisio a tua disposizione. Dopo hai piscine per fare acqua calda, acqua fredda, tutto per recuperare al meglio. Quindi devi pensare solo ad allenarti, che il resto Bravo. c'è tutto. Qual è la tua motivazione per venire a PSG? La motivazione è che il Paris è uno dei club più grandi al mondo, ci sono con tantissimi campioni che ci giocano, che sono anche arrivati, e per me che sono un giovane, essere in ambienti come questi, con appunto tanti grandi giocatori da cui poter imparare e crescere, anche con un grande allenatore che punta anche sui giovani, è stato un'ottima scelta per te. No, sono d'accordo che PSG è un club più forte e più importante al mondo, è un club che ogni anno cresce e sta salendo sempre con grandi giocatori, come hai detto tu, con un grande allenatore che vuole giocare un bellissimo calcio. Quindi la scelta era semplice, diciamo, e posso dire anche perché siamo contenti che siamo qua, ovviamente. Il tuo primo giorno, il tuo arrivo, com'è che è stato con i compagni? Che è stato il primo con cui hai parlato, che hai trovato?
Allora, il mio primo giorno è stato molto bello, cioè ovviamente come tutti i primi giorni che arrivi una squadra nuova con compagni nuovi che, come ho detto, erano molto molto carini e sono molto carini. Io ovviamente, cioè, parliamo noi due tra di noi perché parliamo italiano più con Marco, Verratti, con Gigio, però secondo me ci troviamo bene tutti insieme, parliamo con tutti, però quando vuoi ti capisci con tutti. E tu, tuo primo giorno e i tuoi primi feelings come erano? Sì, io il mio primo giorno, la prima persona con cui ho parlato subito è stata Gigio, che mi ha fatto subito i complimenti per l'Europeo e ci aveva fatto anche un video saluto per la squadra, quindi abbiamo parlato un po'. Poi sì, ho sono conosciuto con te, con Marco, che parlavano tutto italiano, poi conoscevo già Nuno Mendes. Come ti sei trovato con i nuovi compagni di difesa? No, mi sono trovato molto bene, perché anche perché sono giocatori molto forti, ci abbiamo, diciamo, quella giusta competizione nel ruolo, poi ci parliamo spesso insieme, quindi ci capiamo, posso dire subito, certo, si deve sempre migliorare, quello è bello, che si può sempre migliorare, però sono ragazzi fantastici e grandi campioni. E tu invece con i tuoi compagni di reparto come ti senti? No, anche io mi sono trovato benissimo, comunque sono tutti grandi campioni. E poi come ho detto prima con Marco, che è italiano, mi sono trovato subito bene, mi dà consigli quando può e cerca sempre di darmi una mano, no? Poi anche con Fabio, anche lui parla italiano, anche lui cerca di darmi una mano a volte in campo e quindi è stato una cosa buona, no? Allora, come ti senti con addosso questa bellissima maglia? Cosa significa per te? È la prima partita è stata a Parigi, è stata una grandissima emozione. Ero molto emozionato, ma un'emozione positiva, no? Sai, quella che ti dà la carica. Carica, che, veramente, sì. Sì. E ovviamente poi è andata bene, l'abbiamo anche fatto insieme. La prima amichevole è andata bene, abbiamo vinto e è stata una bellissima sensazione. E anche per la seconda abbiamo fatto insieme. Sì, no, anche per me ovviamente una sensazione bellissima avere questa maglia addosso, cioè, ovviamente con questa maglia sale anche pressione, però quello fa parte del gioco, fa parte di questi grandi club, questo grande club che PSG c'è, quindi sì, però sono contento e vogliamo crescere ogni giorno con questa maglia addosso, con questa pressione giusta che ci dà, che come hai detto tu, ci dà questa carica sempre. Com'era la tua impressione dello staff, del mister e diciamo, del staff tecnico? Oh, sì, è stata subito una bella impressione. Poi per me, che come ho detto sono giovane, è stato un grande cambiamento. Mi hanno subito aiutato, mi hanno spiegato tutto, mi hanno spiegato il modo in cui vogliono giocare, in cui le cose che devo fare, le cose che devo migliorare, come giusto che sia. Certo. Come ognuno di noi. E come vi ho detto, voi compagni, sia nuovi sia quelli che giocavano qua da più tempo, con più esperienza, anche voi siete stati vicino a me subito, mi avete subito reso parte del gruppo e siete sempre di grande aiuto. Anche per me, staff del mister sono molto bravi, si vede che capiscono molto, molto di calcio, vogliono giocare un calcio con pallone, con tanto possesso palla, che a me personalmente mi piace, penso che a tutti piace giocare con pallone, quindi questa è una bella impressione. E ovviamente ci abbiamo tanto da lavorare, però secondo me tutta la squadra sta facendo le cose che mister chiede, così si migliora.
quello è, sono tanti tifosi, si vede da tutte le parti del mondo, anche qua in Giappone, tanti tifosi del PSG che ci aspettano ogni momento davanti all'hotel per fare le foto, salutare, quindi sì, quello è bellissimo. Significa che, come hai detto tu, della crescita del club che si sta conoscendo sempre di più. Sì, sì, ovviamente anche quello si vede, che c'è tutti i tifosi da tutte le parti del mondo, giochiamo partite importanti con le squadre forti, quindi anche quello ci fa crescere molto per il futuro, e ci fa stare insieme e fare soprattutto le cose che mister ci chiede. No, sì, sì, poi sì, sapevamo che il Pari era conosciuto, ma non pensavamo così tanto anche in Asia, in Giappone. No, sì, è sempre bello quando il gruppo è unito, quando stanno tutti bene insieme, e così la squadra cresce, anche in campo si capisce meglio quando stai bene anche fuori dal campo insieme. Poi in questi ambienti, come siamo qua in Giappone, che è un bel posto, così è più facile fare amicizia. Poi sono tanti giorni insieme, sei sempre con la squadra, è normale che fai dei legami. E poi sì, se hai legami fuori, poi ti viene più facile anche giocare dentro al campo, perché ti senti più sicuro e più apprezzato. E ti fidi di più soprattutto dei compagni, perché li conosci già meglio. Sì, sì, sono d'accordo. Campionato francese come ti sembra? Di sicuro è un campionato competitivo, molto, molto fisico, molto, molto intenso, quindi ci sarà da lavorare per arrivare prima possibile alla forma fisica ideale, perché di sicuro anche le altre squadre stanno lavorando duro. Stanno preparando, sicuro. Poi ovviamente il Pari è la favorita per vincerlo, no? Quindi giocare contro le altre di sicuro è una motivazione grande, e daranno sempre il 1000% per provare a vincere, per provare a rompere questo record del Parino. Sì, sono d'accordo assolutamente, è un campionato molto fisico, PSG è sempre favorita, quindi tutti vogliono giocare contro Parigi con grande motivazione, quindi non sarà per niente facile, dobbiamo lavorare, dobbiamo, come hai detto tu, arrivare in forma fisica migliore prima possibile. Sì, poi sarà bellissimo iniziare il campionato, anche la prima partita in casa, no? davanti a tantissimi tifosi che ci saranno. Io ho visto l'anno scorso, vedevo le partite in campionato, in Champions del Paris, e lo stadio era sempre pieno. Poi confermare, ho visto partite del PSG anche l'anno scorso in campionato, in Champions, e i tifosi sono fantastici, sono sempre lì che aiutano la squadra, quindi sicuramente fanno una parte importante del club. E come hai detto tu, ovviamente anche è molto bello che giochiamo prima partita di campionato in casa davanti ai nostri tifosi, che ovviamente già non vediamo ora di incontrarli, no? Sì, sì, sì. Poi è proprio bello iniziare subito con una vittoria per creare anche il giusto legame, no? Con noi. Quindi sì, abbiamo. Sì, sarebbe importante ovviamente iniziare con una vittoria, con una prestazione buona. Hai imparato qualche parola già in francese? Sì, quando andiamo a fare una delle prime frasi che ho imparato è quando andiamo a fare colazione, che ci preparano quello che vogliamo mangiare, ho imparato a dire un omelette avec jambon, s'il vous plaît. E tu? Sì, anche io quelle frasi, diciamo, semplici, s'il vous plaît, come ça va, queste frasi semplici. Ovviamente dobbiamo imparare più veloce possibile a parlare. È stato bello parlare con te, amico, e prossima volta magari lo facciamo in francese. Sì, dai, speriamo, sì. Merci e alla prossima.